Buongiorno, benvenuti Ciao. Nel terzo Vlogmas. Oggi è il 3 dicembre, fa un freddo cane. No, però sto bene perché c'è il sole, guardate il cielo, è completamente sereno. Noi stiamo andando a fare colazione perché a casa è finito tutto, perché dopo andiamo a fare anche la spesa. E quindi, anzi, attraversiamo perché abbiamo già i sacchettoni. Il mio bar di fiducia, che è quello dove ogni tanto mi incontro con la mia amica, che è quello dove ci troviamo meglio, è qua, da questa parte. C'ho una fame. Stamattina sì, dovevo fare gli esami, vi avevo detto che nel prossimo vlog avrei fatto gli esami, ma ieri sera ho mangiato troppo poco e stamattina mi sono svegliata con una nausea spaventosa e quindi non ce l'avrei mai fatta a stare a digiuno fino alla fine di questo esame, che è un esame lungo, e quindi andrò in settimana da sola, pazienza, ma oggi non ce la faccio. Come promesso, filmiamo Ricky oggi. Aiu! Boh, io ora penso a mangiare. Ciao ciao! Fame. Sono le 10 di mattina. Allora, siamo siamo dal cinese e stiamo guardando giusto qualche pallina. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo, di carino. Belle, quante palline. Guarda che belle quelle. Questi qua. Ma infatti quest'anno mi piacerebbe farlo tutto bianco. Bianco, azzurro, insomma, versione fredda. Che stai parlando? Con Ale. Risponde. Mi dai calcetti, si fa sentire. Ah, calci, quelli non sono calci, sono colpi di Kung Fu Panda e via. Kung Fu Panza. Da più o meno un'oretta che sveglia e decide di farsi sentire. Si era un po' rotta le balle. No, finché camminavo dormiva. Adesso che si sveglia, adesso quando mi fermo, lei si sveglia. Lei si culla quando cammino, dondola. Mi sono fermata, quindi papà oggi che è a casa sta con me. Sì. Prima gli davo i bacini, perché più o meno è qui, la sento qui, gli davo i bacini e lei pum, rispondeva. Bacini pum. Sai quando la vedrai col suo culetto pannolino che gira per casa con i suoi ricciolini d'oro che ti dirà papi, ricciolini d'oro, tra me e te ricciolini d'oro non è sì, riccio, io sono riccio, sono sì. Boccolosa, tu non sei riccio, ma d'oro, sì, d'oro, perché saranno, sono i suoi, saranno neri, no, neri, io sono castana abbastanza chiara, tu sei nero, era una via di mezzo. Allora, siamo tornati a casa e io adesso faccio il video spesa. Così ho un video in più da caricare nella settimana e col vlog ci vediamo tra 5 minuti. Video spesa fatto, non vi faccio vedere troppo perché altrimenti censura. Ora sistemo tutto e la parte più triste di quando si fa la spesa è sistemare i prodotti, però ci tocca, quindi mi spiccio. Momento coffee. Proviamo in diretta le nuove cialde dell'Eurospin e vi diciamo la nostra. Grazie. Che gentile. Tanto è decaffeinato. Però se è buono questo, sarà buono anche con un decaffeinato. Io dico non male. Malaccio, dai. No.
Dai. 8 e mezzo. È un po' leggerino, vabbè, ma questo è decaffeinato, bisognerebbe provare quello intenso. Ecco perché gli do 8 e mezzo. 8 e mezzo. No, ragazzi, è arrivato il famoso postino pazzo di cui vi parlo. Ma ve lo sentite pure voi? Sentite, eh? È sparito, aspetta. Dai, tra un po' esce. Io lo faccio sentire. Eccolo. Adesso è stato ancora normale, vi giuro, sembra l'arrotino. E adesso che sto filmando ha fatto il postino normale, cioè ha suonato a tutti i campanelli e ha detto solo postino. Vi assicuro che le altre volte fa il fischio come avete sentito prima. Postino, è arrivato il postino, sembra che è arrivato Babbo Natale. Che palle, volevo farlo sentire. Comunque, postino a parte, vi dicevo appunto che abbiamo preso queste 3 palline, volevo farvi vedere le cosine che abbiamo preso per l'albero di Natale. E ho preso queste 3 palline qua, giganti, ce n'è anche un'altra ancora, e queste qua 1,99 euro all'Eurospin. Poi, sempre all'Eurospin, vabbè, le rivedrete queste cose nel video spesa di domani. Ciabattuzze a forma di cacchina, è una linea emoji dell'Eurospin, troppo carina. Poi Fede aveva bisogno di un paio di ciabatte calde, quindi gli abbiamo preso queste qua, sono troppo simpatiche, sarà troppo contento quando le vede. E poi vi faccio vedere la mega bustona di cose che abbiamo preso per l'albero di Natale, perché entrambi lo volevamo cambiare, invece che rosso come coi fili, come l'abbiamo sempre fatto, volevamo farlo sul bianco, i toni del bianco, dell'azzurro, cambiare un po' quest'anno. E quindi vi mostro cosa abbiamo preso. Queste cose le ho comprate dal cinese e abbiamo preso queste pigne, spero mi vediate bene, comunque queste pigne diciamo spruzzate di neve, ecco, e queste palline qua che sono, sembrano effetto peloso, sembrano di peluche e sono molto molto belle, sembrano proprio delle palle di neve, molto carine. Questo qua non c'è il prezzo, guardo poi a fine, in fondo al sacchetto se c'è lo scontrino, ma penso di averlo nel portafoglio di là. Comunque tutto pochissimo, ragazzi, mi pare comunque intorno ai 2 euro questo, 2 qualcosa. Poi abbiamo preso queste qui, allora queste 2 centrali, spero vediate bene perché sono un po' controluce, queste sono una specie di azzurro ghiaccio, poi ci sono queste che sono azzurro più leggermente più scuro, glitter, queste 2 qui, e poi queste proprio color argento lucido classico. Poi abbiamo preso queste qua invece più sull'azzurro, sempre per riprendere i toni freddi del ghiaccio, della neve. E qua c'è azzurra lucida, azzurra glitter e sempre come l'altra, ma sono un po' più piccole, comunque più sull'azzurro. E poi Ricky ha scelto questa stella qui. Cosa è successo alla scatola? Boh, si è deformata. Questa stella qui, sempre sui toni del freddo, del ghiaccio, argento, color argento, tutta glitter. Questa sarà il puntale, la stella. Oh, aspettate che cadano le palline, lasciamo qui. Poi, Ricky ha scelto anche queste stelline qua, sempre effetto peluche, pelosini.
appunto sembrano veramente di neve, sono fatte veramente bene e costavano queste 99 centesimi. Poi ce n'era un altro tipo. Dov'è? Eccolo qua. Queste qua a campanella 1,20 euro mi pare. Sempre effetto pelosino. E voilà. Pallina, stai lì, non ti muovere. Poi abbiamo preso questo maxi cestello di palline tutte grigie, grigie opache, grigie glitter e grigio lucido. E queste qua sui 4 euro. Sì, intorno ai 4,50 euro più o meno. E ce ne sono parecchie, 30 pezzi mi pare. Sì, 30 pezzi. Poi vabbè, ci sono anche cose che non c'entrano con l'albero di Natale, tipo un temperino chiuso per Federico perché il suo si è rotto un temperamatite. Poi ho preso il dentifricio per noi che stiamo utilizzando l'ultimo, quindi così abbiamo già la scorta. Un pacchettino di matite perché Fede a scuola le fa fuori come l'acqua, quindi ne ho preso già un pacchettino di scorta. Poi tornando al Natale. Ah no, aspettate, c'è ancora il dentifricio di Fede di Tom e Jerry che era finito. Poi abbiamo preso questo alberellino di Natale che ovviamente Ricky mi ha fatto morire al negozio perché mi ha detto che è un albero investito. Mi ha fatto veramente scoppiare a ridere perché effettivamente è una sogliola, quindi ovviamente va aperto, l'unica cosa non sogliola è il tronchetto. Questo qua è da 45 centimetri, proprio piccolo piccolo. Volevo fare una sorpresa a Federico e farglielo fare in cameretta sua, che lui, insomma, gli piace tantissimo l'albero di Natale, quindi ho pensato la sera, quando insomma era della nanna, è carino accenderlo. E tra l'altro quest'anno facendo l'albero praticamente sui toni del bianco, dell'azzurro, eccetera, le luci colorate non le utilizzeremo noi, quindi quelle colorate, anche se poi avanza il filo, glielo lasciamo dietro da parte, le metteremo su questo alberello qui e poi tutti gli addobbi sul rosso che non utilizziamo per l'albero, se li metterà su piacimento sul suo alberello. Poi abbiamo preso, proprio perché quelle colorate le toglieremo, abbiamo preso 180, erano in offerta, 180 LED bianchi. Ne abbiamo già un altro che non ricordo se è sul giallo, comunque il classico, quindi ne abbiamo preso uno in più giusto per essere sicuri che sia ben illuminato tutto quanto. E questo qua è bianco freddo, costava meno di 10 euro. 8,90 o 9 euro più o meno, quindi era in offerta. Poi un deodorante dimenticato. E poi Ricky si è preso, anzi, gli ho regalato questo set perché al lavoro prende un sacco di freddo adesso e insomma, ci andava qualcosa che si abbinasse bene alla sua divisa da lavoro, quindi gli ho preso questo qua a 4,90 euro, che è un girocollo blu scuro, anche se a voi sembra nero, sono controluce, perdonatemi, ma è un blu scuro molto bello, la sua divisa è blu, quindi. E dentro è tutto peluscioso, quindi bello caldo e almeno non prende freddo. E cappellino, questo qua 3,50 euro ed è bello bello spesso, anche questo dentro. Il sole è andato via, quindi mi vedete tutta buia. Comunque dentro è felpato. Si vede molto bene il colore. Comunque qua è sul blu grigiato. Grigiato, si dice grigiato. E il bordo è blu come il girocollo. Insomma, molto carino. Mi piace molto questo abbinamento. Niente, queste sono tutte le cose che abbiamo preso queste sono tutte le cose che abbiamo preso per l'albero di Natale. Ho già parlato troppo. E niente, ora mi vado a riposare un po', anche perché poi dopo che Fede torna da scuola faremo l'albero di Natale, questo alberello qua, quindi insomma mi rilasso un momentino di là vicino a Ricky che si sta guardando i Simpson, che è il suo cartone preferito, e noi ci vediamo poi dopo. Allora, prima di fare l'albero, perché sì, siamo andati in cantina e abbiamo preso tutte le cose,
Esatto. Devo ancora aprire il calendario, oggi sono un po' in ritardo. Vediamo un po', dalla forma mi sa di un rossettino. Eyeliner. No. Aspetta, posso? No, è mio. Te lo apro solo. No, no. Ma lo rompi? No, non lo rompo, e poi è fatto apposta per essere ma sono veramente complicati da tirar fuori. Si vede malissimo in video il colore, ma è uno dei colori che uso tantissimo io, quei colori rosa. Rosa antico? Rosa salmone? No, rosa. Guardate, no, no. Cosa stai facendo? Sembra che si contorce, ma in realtà si gratta la schiena come fa Balù. Bellissimo. Adesso me lo metto. Tanto non ho il rossetto. Carino. È uno di quelli che uso io. Si chiama Charm. Charm. Quindi se vi piace si chiama Charm. Bene, e anche il numero 3. Lo abbiamo aperto. Mi ritroverò dopo questo calendario. Il 4 lo aprirò io. E se lo proverà? No! Eh sì, sotto i baffotti. Allora. Va bene, allora adesso. Allora, intendeva che è il telefono. E adesso 2 minuti di relax e poi iniziamo a montare l'albero. Vedo l'ora.